Benvenuti carissimi fratelli e sorelle per condividere questa celebrazione. Un saluto anche agli amici che sono collegati o si stanno collegando via Facebook da varie comunità, da varie città d'Italia e oltre. Vogliamo vivere insieme questa Santa Messa, che è il nostro incontro col Signore, con la sua presenza in questo tratto di strada, in questo momento della nostra vita. Oggi poi ricordiamo il battesimo del Signore che Giovanni Battista fece sulla riva del Giordano, giornata che conclude il tempo di Natale. Ecco, allora vogliamo anche quest'oggi ascoltare e lasciarci riempire dallo Spirito Santo. Ci ricordiamo. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. In effetti qua i nomi si rincorrono. La prima lettera di Giovanni, Giovanni, Giovanni. E quindi poi un po' tutto il resto. Indubbiamente questa parola è un po' particolare, forse molto ampia, e meriterebbe davvero un approfondimento ben più preciso e attento. Anche se poi per fortuna il Vangelo recupera ed è molto semplice, apparentemente parlando. Mi piacerebbe pensare, allora, mettendo insieme le tre letture, cari miei bambini di tutte le età, che alla fine qual è il grande messaggio di questo giorno? Direi lo possiamo trovare nella frase che si sente dal cielo. Una voce arriva dal cielo. Tu sei il Figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Mi sono compiaciuto di te. Ma soprattutto la prima parte. Tu sei il Figlio mio, l'amato. Ecco, qui c'è davvero il grande mistero della gioia che un cristiano, che una comunità cristiana può ricevere. Il grande dono unico al mondo del diventare figli, figli amati. La cosa magnifica è che questa frase, certo, si rifà a Gesù, viene detta a Gesù, ma sapete bene che Gesù è, oltre a essere qua in mezzo a noi questa sera, e non è un modo di dire, Gesù è colui che trasmette a noi la stessa identità. Ecco il grande messaggio, sconvolgente. Perché io penso Gesù, Gesù è lui e noi siamo altro. E invece no. Lui certamente, lo abbiamo detto anche a Natale, e ancora abbiamo i segni del Natale, li abbiamo voluti tenere almeno fino a domani. Lui è certamente figlio in un modo perfetto, potremmo dire, in un amore grandissimo, divino, che non riusciamo neppure a comprendere. Ma questa figliolanza, diventando uomo, lui la dona a noi,
come uomini, anche noi siamo figli. E non a caso la preghiera che ci ha lasciato come pietra miliare attorno alla quale tutti noi ci identifichiamo, preghiera che tutti noi, penso, diciamo varie volte, o almeno spero, il Padre nostro, ci dice proprio questo: tu sei figlio amato. Gesù, figlio amato, trasmette a te, a me, a noi, questa grazia. Attenzione, amato, cosa vuol dire? E qui vi richiamerei, vi riporterei alla prima lettura di ieri, stupenda, che fra l'altro vi ho messo in fondo al tavolino e potrete prendere e portare a casa, perché lì è sempre la prima lettera di Giovanni, ma un passaggio un pochino meno complicato di quello di oggi, racconta Giovanni proprio come siamo figli, figli amati. Attenzione, ricordatevi che gli esseri umani da sempre, dai greco-romani, ma i babilonesi, gli egiziani, gli incas, i giapponesi, i cinesi, da sempre, prima, gli uomini preistorici, come gli uomini di oggi, hanno un grosso problema. Chi è Dio e chi siamo noi? E questa divinità che molte volte viene confusa con gli elementi naturali, questa divinità che a volte manda delle cose buone, altre volte delle cose cattive. Questo Dio, addirittura pensate i greco-romani, no? Che questi dei che litigavano di continuo e che si divertivano, alcuni almeno, a colpire gli uomini, a rendere la vita difficile agli uomini. Pensate anche come poi lungo la storia anche la nostra stessa fede cristiana purtroppo abbia preferito andare a pensare cose del passato, dell'Antico Testamento o anche peggio. Quasi questo Dio che è minaccioso, che è giudice, che appena c'è il peccato ha da ridire. Questo Dio dei comandamenti, e se non osservi i comandamenti guarda che vai all'inferno. Mamma mia, io dico, mamma mia, aiuto, già con tutto quello che la vita è anche oggi, e anche Dio ci si mette? Questo Dio che pretende sempre qualcosa di più e di troppo. Ma pretendono già gli altri? Già io vedo che molte volte non riesco a fare quello che vorrei, che penso di poter raggiungere certi livelli e non riesco a farcela. E anche Dio ci si mette da questa parte? E allora ecco che invece la festa di oggi ci dice che Dio è dalla tua parte. Tu sei il figlio amato, vuol dire io sono in te per te. Lo Spirito scende su Gesù sotto forma di colomba. Oggi abbiamo illuminato particolarmente il battistero, se vedete, dove avvengono i battesimi qui nella nostra comunità. È l'inizio il battesimo. Sarebbe bene ricordarsi la data del battesimo, perché lì vuol dire che hai cominciato a entrare in questa grazia grande, quella di essere figlio, figlio amato. Tutta la messa, tutta la celebrazione vuole rinfrancarti, ridarti coraggio, ridarti gioia. Perché, chiaro, vivendo può darsi che uno si dimentichi di essere figlio. Vivendo c'è caso che io faccia esperienza del peccato, delle ferite o delle sofferenze o delle preoccupazioni, come oggi siamo, no, qua anche un po' ridotti, perché immagino tanti nostri fratelli e sorelle, specialmente più anziani, se ne stanno ancora bardati in casa, giustamente anche. E allora abbiamo bisogno ancora di più di questa convinzione da mettere nel cuore. Siamo figli e dunque fratelli, figli amati. E come dice Giovanni appunto nella prima lettera di ieri, ero tentato di mettere questa lettura anche oggi, ma ho scelto di darvela, da portarvela a casa, che così ve la leggete con calma, dall'amore. Quindi che Dio mette in noi, succede che da figli diventiamo fratelli.
Non è automatico, eh? Non è? Ale, oh che bello, abbiamo risolto tutto e adesso possiamo vivere girandoci i pollici. No, è una vocazione, una chiamata a diventare ciò che lui ci dona, la forza per diventare. E chiaramente è un dono che ci viene offerto che dobbiamo però mettere a frutto. È evidente quindi che se ci diciamo figli e fratelli, ma poi ognuno pensa ai cavoli suoi, ognuno vive a prescindere dagli altri, occorre amici allora che proprio in questa fase facciamo testuggine, facciamo unione, facciamo ancora di più comunione e riscopriamo al centro questa nostra figliolanza amata e questa nostra fratellanza da amare. Dio ti dona il suo spirito. Con tutte le difficoltà, con tutti gli alti e bassi, con gli errori che ognuno può fare, bambini o adulti o anziani che siamo. Ma certamente questa grazia che il Signore ci dona oggi è quello che ci serve per andare avanti con fiducia. È quello che possiamo alimentare, ecco amici miei, quindi alimentare fra di noi, nelle nostre case, fra di noi, alimentare questa unione, questa voglia di sentirci una cosa sola. Anche adesso celebriamo l'Eucaristia, no? Sapete bene che purtroppo la nostra Chiesa, per come è disposta, non fa sentire questa concelebrazione. E invece è così. Il sacerdote è guida, è presidente, è apripista, ma è tutto il gruppo, tutti voi, ognuno di noi è concelebrante. Uso una parola un po' pericolosa perché normalmente la parola concelebrante viene riservata quando ci sono agli altri sacerdoti. Ma io credo che ogni persona, ognuno di voi, siamo tutti in cerchio attorno all'altare, attorno a questo Gesù che vediamo illuminato, sul quale scende questa colomba e sul quale si sente questa voce stupenda. Non è una voce di minaccia, Dio non minaccia. Non è una voce di condanna, Dio non condanna. È una voce di predilezione e di amore. Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Vuol dire ti do piene facoltà, mi fido di te. Allora, e adesso, e questo è il tocco finale, facciamo questo gioco. Proviamo a pensare che questa frase Gesù direttamente la dà a me, direttamente la passa a te, direttamente la passa a ciascuno di noi. So che, oddio, mamma mia, mi viene da tremare. No, non è possibile, dai, no. La prendo così tanto, ma sì, l'avrà detta così tanto per dire. Non ci posso credere che questa frase possa andare anche per me. E se invece fosse proprio così? Credete che Gesù sia geloso della sua figliolanza? Credete che Gesù non sia contento di donare l'amore che c'è fra lui e il Padre a noi, a ognuno di noi? E allora io voglio pensare che davvero anche stasera, per ognuno di voi qui presente, cominciando dai più piccoli fino ai più grandi, c'è questo dono. Questa frase Gesù la dà a te e ti dice, tu sei figlio amato, in te io mi compiaccio. Allora, il concetto qual è? Raccogli questa frase, mettila nel cuore e magari pensaci, anche dopo, stasera, ripensaci. Cosa potrà voler dire? Non c'è bisogno di fare chissà quali ragionamenti. Però potresti semplicemente accogliere questa frase come forza della tua vita. Sì, io credo, anche se non mi sembra possibile, anche se umanamente io non la vedo possibile, però mi fido di Gesù. Mi fido di Gesù. Io sono figlio amato. Ma vuol dire che anche l'altra persona, anche quello che sta vicino a me, quello che sta in casa mia, anche loro sono figli amati.
E il Dio mette il suo compiacimento in noi. Per che cosa? Qui adesso non lo dice. Ma io penso, spero di non abusare, io penso che Lui mette questa grazia in noi perché noi la raccontiamo agli altri, perché noi possiamo in un qualche modo testimoniarla alle altre persone, col volto pieno di luce, con una fiducia forte, con una speranza che non si fa schiacciare da ciò che magari ostacola, e con tutto quello che di buono, un atteggiamento di amore, di amorevolezza, di perdono. E dopo ognuno di noi, come può, lì dove sei, lì dove vivi, con le persone con cui vivi, rinforzare l'amore, rinforzare l'amore. Oggi credo che abbiamo bisogno questo, amici miei, nelle nostre case e nelle nostre comunità, nel nostro mondo. Abbiamo bisogno di rinforzare l'amore fra di noi. Quindi nessuno, per cortesia, dico nessuno, neanche i più piccoli, si sentano a posto o scontati, come dire, ah, tanto io amo i miei genitori. No, 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 calma. Qui si tratta proprio di credere, prima di tutto, che Dio ti ama, che ti riempie del suo amore e che ti dice, ehi, ama i tuoi e ama gli altri con il mio amore, con l'amore che io ho per te. Vedete che cambia un po'. E indubbiamente non saremo subito bravi, non si può essere bravi in queste cose, però si può essere sì molto intraprendenti, si può essere generosi, sì, dilatare di più il cuore. Chi di voi non può dilatare di più il cuore? Forza, voglio proprio saperlo, in famiglia, supponiamo. Chi di voi non può amare un po' più e un po' meglio? I propri cari, al di là che per carità, immagino che possano esserci già buoni rapporti, Chi di noi non può dare qualcosa in più? Un tocco di attenzione in più, non solo poi alla famiglia in senso stretto, ma anche alle altre persone. O magari proprio con quella persona con cui hai avuto un piccolo o un grande disagio o equivoco. O magari quella persona che non hai mai guardato e non mai salutato. Non ti preoccupi neanche di salutare. Qui, fra di voi, vi siete salutati? Chiaro, no, perché arrivando... No, non è che ci si possa salutare tutti in chiesa, a meno che non si entri insieme. Ecco, ma uscendo, scappate via. Oppure c'è modo anche di dare un saluto, solo anche con lo sguardo. Che fate? Si comincia da così, da queste piccole cose. Ma se uno è cosciente di essere figlio amato e fratello agli altri, dimostralo. Testimoniano. Anche se questo può dire, oddio, ma non sono abituato. Appunto, sei figlio amato, parti da qua. E vi auguro di scoprirlo sempre di più, ma soprattutto di tenere a cuore questo grande, grande dono. Padre misericordioso, che ci hai saziato con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo figlio unigenito per chiamarci ed essere realmente tuoi figli, ricchi di amore. In Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore Gesù è con voi. Il Signore Gesù vi benedice e vi protegge. Amen. Vi libera da ogni male e vi dona la sua forza. Amen. E riempie dell'amore del Padre, perché siate anche voi fratelli ricchi di amore, gli uni per gli altri. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimane sempre. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Amen.